Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su King Under the Mountain, un gioco che vi avevo già portato nel 2018, incredibile quanto il tempo sia passato. Il gioco era in una versione pre-Kickstarter, quindi era una pre-alpha. Ora siamo in alpha, ma il gioco è addirittura d'arrivo per quanto riguarda il rilascio al pubblico, perché esce il 24 di novembre. Il prezzo non ve lo so ancora dire, ma a detta degli sviluppatori il gioco resterà in Early Access per qualche anno, ma semplicemente non perché sono indietro, ma perché hanno detto che giochi di questo tipo generalmente rimangono molti anni. Ho visto, e potete vedere anche voi, la roadmap su Steam. Intendono aggiungere un sacco di roba, da orde di assalti esterni, passando per l'inserimento della nobiltà nanica, fino al cibo che poi diventerà marcio. Insomma, adesso è ancora in fase alfa, diciamo. Qua ci sono le mod, quindi è possibile aggiungere anche le mod. C'è una community translation, infatti l'inglese non è segnato, e lo dico anche perché so che ci sarà chi me lo scrive, ma perché su Steam, lo dico adesso, la traduzione non è pronta, lo dice, ci sarà del testo che compenserà le parti non tradotte. Questo non c'era nella pre-alpha, lo chiameremo Indie Camp, ed è un mix, questo gioco a livello di grafica, tra Prison Architect, Rimworld, Dwarf Fortress come concetto. Benvenuti nel mondo di Re sotto la montagna, questo potevano anche non tradurlo. Questa è una prima versione alpha del gioco con molte altre caratteristiche ed elementi di gioco ancora da implementare. La tua intrepida banda di coloni nani ha scelto questo luogo per fondare una nuova colonia del loro regno, fornire cibo, riparo, prosperità e chissà, forse un giorno questa sarà la capitale di un regno a sé stante. Start the game by selecting a location on the map with an alt space and clicking the button. Sto facendo il test per quando inizierò a streamare in inglese. No, allora direi che la zona più giusta forse qui. C'è del metallo, ma la mappa è veramente interessante. Però è tutta qui, cioè non c'è modo di andare. Ah, ok, così ci si muove più rapidamente premendo lo shift come in tutti i giochi. Però direi che potremmo provare a prendere questa zona qui. Il gioco era già molto interessante, poi probabilmente magari non vedrete troppe cose diverse dalla volta scorsa, quando era in pre-alpha. Però è giusto per farvi un reminder, il gioco sta per arrivare per tutti. Allora, abbiamo la possibilità di costruire, ordinare. Io ordino di scavare subito qui, che iniziamo subito a costruire un po' di roba, aspetta, qualcosa per ripararci. Vediamo un attimo adesso come vanno i nani. Abbiamo la possibilità anche di tagliare gli alberi, quindi facciamo un piccolo spiazzo qui di questi alberi. E abbiamo la possibilità anche di raccogliere, quindi mettiamo anche un po' di raccogli, no? Rimuovi, irrigation c'è anche. Irrigation, hunt, extinguish, ok. Possiamo costruire pareti, il tetto, le porte, i tubi! Mamma mia, i tubi! È un fantasy perché ovviamente ci sono i nani. E, però cavoli, power, c'è gear. Gear, non so cosa sia, horizontal, vertical. No, mamma mia, ci sono cose nuove. Ponti. Interessante perché ponti, compare questo menu, il tipo di materiale. Anche il Gnomoria, ecco, mi viene in mente, perché anche il Gnomoria si poteva selezionare. Ovvio, volete un gioco così, ma già praticamente più o meno finito? Gnomoria, appunto, l'ho appena detto. Qua abbiamo sopra il crafting. Baking, piano di lavoro baker. Qua ci spiega una sorta di promemoria per il crafting. Le risorse. Abbiamo raccolto minerale grezzo, blocco di pietra, prodotti. Abbiamo già un po' di prodotti. E il menu è grezzo. I coloni sono questi. Allora, vediamo un attimo. Abbiamo i coloni. Fabbro, artigiano, chef, coltivatore ci dà i... Cioè, che poi alla fine sono questi, non è che si scappa. E bisogna regolare anche la felicità. Ok, quindi praticamente adesso stiamo scavando le nostre miniere, cliccando sull'omino, un po' come succede in Rimworld, possiamo vedere le professioni, la sua il sonno, il cibo e il bere.
Ok, qua abbiamo un secchio. Secchio di faggio. Una botte, barile di abete. Qua abbiamo gli oggetti che abbiamo quando siamo sbarcati. Abbiamo i cerchi da barile, cioè pensate un po'. Qua abbiamo già raccolto un po' di roba. E qua stanno già portando indietro tutto. Non c'è nient'altro qua in mezzo, credo. Vediamo un attimo se possiamo... Ok, qua possiamo scegliere l'arma. Boh, ok. Dargli l'arma. Dovremmo anche guardare magari le abilità prima di assegnare qualcosa a qualcuno. Vediamo qua. Possiamo rinominarli, ma non è questo il giorno. No, non in realtà. Chef, lui è chef. Possiamo cambiargli la professione. Ma non so se ci sono in realtà delle abilità che fanno capire quanto siano bravi. Vabbè, intanto facciamo continuare a scavare qua, perché qua c'è un sacco di materiale. A questo punto demoliamo tutto, facciamo uno stanzone, così iniziamo. Perché poi qua c'è anche le zone, vedete, potete adibire a magazzini, cucina, cantiere, camera da letto, campo da coltivare. Campo da coltivare è molto interessante, lo pensiamo subito perché è una delle basi che impone il gioco. E speriamo che arrivi qualcuno a farlo in tempi brevi. Qua in alto poi si può velocizzare fino a 4 volte. Infatti stanno già lavorandoci. Qua dentro hanno praticamente finito. Io vorrei dargli un altro ordine, che è ancora quello di scavare anche qui. E poi magari costruiamo una parete, non so. Scusate, ma mi state già scavando tutto? Ok. Allora, perché vorrei costruire, vedete, pareti. Singola, room. Diciamo singola, in pietra. In legno direi di no. Magari ci facciamo un magazzino qui. Ah no, ma dovete finire di scavare sta zona qua. Però hanno... Sta arrivando la notte. Non so dove siano andati tutti, a dire la verità. Mi sono già morti tutti i coloni. No, perché io sono un mago in ste cose. Dobbiamo fare la camera e il campo da coltivare. Ma al momento sono andati tutti a dormire. Ma non so dove. Ah, sono andati in giro a fare non so cosa. Vabbè, sì, uno sta dormendo lì perché non si è morto. Vabbè, intanto continuate ragazzi, finitemi il lavoro lì che poi iniziamo. Allora, vediamo un po' se possiamo costruire flooring su pellettili. Il pozzo, assolutamente. Il pozzo lo costruite qui. Water pump, bello. Water wheel. Ma ci sono un sacco di cose. Il windmill per fare il pane. Poi c'è avanti. No, non c'è niente. Vediamo, su pellettili abbiamo fatto quello. Ma vediamo se c'è qualcosa di più interessante. Pilastro, perché vuoi dire che viene giù tutto? Ah, non me lo scavano perché viene giù tutto. Ecco perché non si fidano. Beh, proviamo, magari. No, non si fidano come. Però c'è il rischio che venga giù tutto. Voglio vedere anche questo aspetto qui, perché poi lo puntelliamo. Il pozzo. 8 blocchi di schisto. Vabbè, mi servirà un... Va bene. Cosa per fare questo? Intanto accelero perché... Allora, superlettile, roofing, pipes, power, demolish. No, non... Priorità. Ok, possiamo assegnare anche lì le priorità. No, voglio vedere superlettile, pozzo, windmill, pilastro, water pump, water wheel. No, non c'è assolutamente niente di quel tipo lì. Questi sono i pavimenti. Roofing e il tetto per fare le tettoie esterne. Porta di pietra, che tra l'altro si potrebbe anche mettere qui, molto stilizzata. Gear, horizontal, vertical. No, non è un ingranaggio, insomma è molto base. Però non capisco. Speriamo non cada tutto. No, pensiamoci la colonna, perché non vorrei mai che venisse giù tutto. Facciamo una colonna qui, una colonna qui. Sopra il tizio che dorme. Il pozzo non me lo fanno. No, non riesco a trovare, a dire la verità. Questa è l'irrigazione, quindi fanno i canali. I canali penso siano qua.
Vabbè, dai, intanto non male. Continuate pure a scavare, aprite tutta la galleria qui. E poi iniziamo a fare anche i letti, perché... Poi aggiungeranno anche un sistema di ricerca, credo. Se non ho visto male. Lanterna, il pozzo. Provvede potenza meccanica. Ah, ok, windmill. Facciamo il mulino, così portiamo potenza meccanica. Ok, vediamo un po'. Facciamo magazzino, raw materials, attrezzi. È troppo estesa come cosa, perché... Scusate, mettiamo prima... Vabbè, a parte che il cibo non dovrebbe andare a male, però... Mettiamo questa zona adibita a questo. E poi prodotti. Mettiamo qui. E poi weapon, fuel, seed, granaio. No. Vabbè, andiamo avanti. Qua abbiamo la possibilità di scegliere che cosa coltivare. Coltiviamo carote. Priorità alta. E via. Speriamo che si mettano a lavorarci. Qua abbiamo 8 assi. Piacero. Ma non abbiamo la possibilità di fare le assi. Però intanto vediamo. Vediamo cosa si mettono a fare adesso. Abbiamo scavato tutto. Hanno fatto anche le due colonne. Stanno prendendo tutto. Questo cos'è? Ma io voglio capire dove vanno via tutti. Perché stanno andando in giro per la mappa a fare non so cosa. Ah, qua si può cacciare. Qui possiamo anche pensare di fare un ponte dopo per poter mangiare. Intanto qua stanno coltivando. Sì, hanno piantato le carote. Non ho visto quanti semi avevo, però. Vediamo un po'. Settings, stockpile. Possiamo dirgli di mettere tutto qui. Non è necessario quello. Tutorial. Vediamo. Il gioco salva automaticamente. Progressi. Avere 10 piastrelle di coltura seminale per ogni colono. Ah, ok. Ok, 20 di 70. Ah, ok, ok, ok. Abbiamo un po' di nani, quindi seguiamo questo piccolo tutorial dove costruiamo il campo da coltivare. Perché... Cogni... Antex... English, facciamo campo da coltivare, perché cavoli, la falegnameria mi interessava comunque. Vabbè, facciamo un altro campo anche qui, un campo anche qui, ce ne chiede 4. Facciamo no, vabbè, un campo qui e un campo. Ok, vai. Poi abbiamo la falegnameria, che voglio capire come funziona, perché se io piazzo una falegnameria qui. Ok, ricominciamo. Oh, è uscito. Chiudo il tutorial, non si può chiudere il tutorial? Rimane aperto così? Sì, non me lo chiude più. Vabbè, tanto voglio vedere che cosa fa qua, per questa zona. Facciamo barley. Potato, che va sempre comodo. Qua carote, perché l'ha attaccato all'altro. E facciamo grano qua. Ok. Mentre questa zona qua, eccolo qua, su pellettili. Ok, è tutto vincolato, ma probabilmente l'avevo già scoperto anche nel precedente video. Adesso voglio fare una nuova zona. Lavorazioni, lavori di terra. Facciamolo qua a fianco, li facciamo tutte qua. E i lavori di terra, abbiamo superlettili, mossetto, carbone. Vabbè, piazziamo anche questo. E poi facciamo zone, facciamo... Ah, c'era la segheria. La segheria la piazziamo qui. Quindi qui, segheria, banco da taglialegna. Ah, ma l'ho già fatto lì, che era uguale. Banco d'artigianato di sist... Sì, ok, ok. Banco da taglialegna lo piazziamo qua. Poi... Dovremmo avere anche altro. Mi scoccia sto tutorial qua, che non riesco a rimuovere. Cioè, dovremmo vedercelo tutto il tempo? Scusate, adesso faccio una prova, perché...
Va bene. Va bene. Vabbè, aspettiamo che ci coltivino. Stanno parcelle agricole. Tradotto un po' così qua. Magazzini, è possibile fare click. Ok. Facciamo i magazzini. Piastrelle. Attrezzi piastrelle. Boh. Doccia roccia dolomitica. Vabbè, intanto vediamo. Allora, seminare risorse, ripartizione di tutti gli elementi, perché se mi siano effettivamente disponibili non trovassi disponibili sarà rispetto a fare clic su zone, magazzini. Ah, ok, dobbiamo settare il magazzino per i semi e magari i semi li mettiamo all'interno, non so. Costruzione banco dell'artigianato, ok. Vabbè, allora vediamo zone, magazzino e facciamo semi. I semi li piazziamo qui all'aperto. 6 di 10, 10 di 10, ok. E poi ci sono anche per gli attrezzi, sì. E gli attrezzi li mettiamo qua. E non gli basta ancora, eh? Facciamo così. 32. Ok. Dobbiamo assegnare 3 agricoltori, quindi andiamo sui coloni, prendiamone uno. Taglia pietra, gli faccio fare l'agricoltore. Coltivatore. Ok. I tuoi raccolti ora cresceranno, alla fine saranno raccolti dal tuo agricoltore nell'autunno. Alcune colture possono essere piantate, no? Secondo me qua hanno usato Google traduttore. La teniamo set a cucina per produrre la zuppa. Va al menu di livello superiore, quindi cucina, trascinare, cucina. Ok, ok, facciamo la cucina. Qua dentro è solo un magazzino alla fine, quindi non abbiamo zone dedicate. Facciamo una zona per la cucina, la costruiamo all'esterno al momento perché non abbiamo altro modo. E facciamo la cucina qua. La facciamo qua. Bella lì la cucina. Poi, pellettili, ci piazziamo barile d'acqua, qui, che ci possono accedere più persone. Poi, piano di lavoro di cucina, ok. Piano di lavoro lo facciamo qua. Un calderone, che lo piazziamo qui, nell'angolo. E food piastrelle. Sì, forno da panettiere no. Dobbiamo piazzarci una zona per il cibo, quindi food e mettiamo qua dietro. Tanto al momento non c'è, 10 ne vuole, quindi lo mettiamo qua intorno. È proprio fatto così, però è giusto per andare avanti e levarmi sta schermata. Una volta raccolte le colture, i cuochi porteranno le verdure al piano di lavoro, alla cucina, prima di aggiungerle. Ok. Intanto hanno iniziato a lavorare, a montare la botte. Vedete che hanno unito il cerchio e la botte. E qua stanno iniziando ad accumulare la linea per costruire anche il morsetto di carbone e di abete. Qua stanno iniziando comunque dei vari lavori. Hanno prodotto dei... Ah no, hanno appoggiato qua i tool. Perfetto. Vanno a dormire. Bene. Dobbiamo un banco da taglia legna, un banco da taglia pietre. L'abbiamo già fatto un banco da taglia legna, un banco da taglia pietre. Però diamo un'occhiata. No, morsetto carbone. Questo vediamo. No, non voglio il banco dell'artigiano. No, è vero, non è quello. Il banco da taglia legna l'ho fatto. Non tiratemi per il cure. Ah, deve finirlo. Ok, devo farlo. E poi il banco da taglia pietre è molto importante anche lui perché dobbiamo poi lavorare. I massi, anche il cimitero, cioè cantiere, sì, infatti cantiere lo facciamo qua dovremmo poterlo fare. Banco da taglia pietra, è bello grande qua però. Allora, è un po' particolare questa cosa della costruzione della zona, mi ricordo un po' Stone Art, però il gioco sarà senz'altro da tenere d'occhio perché finalmente è disponibile, quindi io l'avevo già provato. Un po' di differenze le vedo,
poi dovrà essere portato avanti, ma immagino sarete molto più contenti voi che magari non lo avete giocato la prima volta, e deve essere veramente veramente bello comunque per gli appassionati di giochi di questo tipo, un po' alla Rimworld. La grafica ricorda Rimworld, ricorda Prison Architect. Non c'è quel concetto di temperatura magari che c'è su Dwarf Fortress, però cioè scherzi. Ok, dai, mi finiranno anche quella, perché poi c'è questo concetto della generazione dell'energia, quindi a questo punto si va più su un discorso di similitudine con Rimworld. Però qua si produce energia meccanica, che anche lì mi ricorda Timberborn, perché su Timberborn, il gioco dei castori, bisogna generare energia dall'acqua. Qua la possiamo fare dal vento o appunto dall'acqua, ma dall'acqua abbiamo solo un fiumiciattolo qua, e qua abbiamo altre cose, ma la mappa non è grandissima qua al momento. Oddio, di alberi ce ne sono, risorse ne abbiamo per andare avanti. Ma qua hanno montato il calderone. Ok, devono fare il banco da tagliare pietre. L'hanno fatto. Il banco da tagliare legna manca. Ma vuoi dire che mi hanno già finito il legname? Vabbè, dai, li rimando a tagliare legna. Tagliate anche queste che vanno tutti bene. E almeno è iniziato a lavorare. Anche il pozzo è importantissimo. Ah, qua si sta tagliando. Ovviamente il tempo è velocizzato per questioni di video, in realtà, così ve lo vedete con calma. Perché lui ha portato il legno, la roccia qua, ha fatto il giro e l'ha lavorata. Adesso sta lavorando ancora, lo sta trasformando proprio in componenti per costruire. Ok, hanno tagliato la legna, l'hanno già anche portata. No, no, si sono addormentati, non hanno ancora tagliato niente. Perfect weather, quindi qua vuol dire che c'è un tempo ottimo. È importante mantenere una grande quantità di questi legni di assi. Ok, sì, traduzione io consiglio, se siete anche solo un minimo ferrati, di tenere in. Mostrato carbone, non so cosa serva, però magari per cuocere qualcosa. No. La botte d'acqua che si riempie con la pioggia, immagino, perché il pozzo non c'è ancora. Qua stanno coltivando il grano, qua stanno coltivando le patate, e qua il grano, e qua l'orzo. Barley e l'orzo. Aspetti. Dovrei andare avanti anche a scavare, però volevo far finire prima il lavoro a questi tizi qui. Assegnazione di ascia stagno. Ascia stagno cos'è? Ah, ok, le leghe non sono ancora state implementate. Ah, mannaggia. Vabbè, adesso diamo un'occhiata se c'è modo di fare qualche altra zona magari che ci manca. Sala delle feste, che è interessante. Vediamo, giusto per completare il numero degli edifici. Qua si può fare un bel niente. No, sì, si può fare il tavolo. Tavolo di servizio, banchetto, tavolo qui, le sedie. 1, 2, 3. Con R vuotate il calderone, il barile d'acqua, il levogatore della birra. Brevery, no, fattoria di funghi, textile workshop, vabbè, no, camera da letto, dovremmo farla a parte quella. Vabbè, intanto iniziamo a metterla qua, così diamo un'occhiata anche lì. Sleeping spot, no, facciamo i letti come si deve. Ok, ah, abbiamo costruito anche questo. Ok, dobbiamo produrre adesso dei blocchi di pietra grezza, perché cliccando sul tavolo abbiamo il crafting con tutta la roba che possiamo craftare. Vedete che qua ce n'è uno, cliccando qua ce n'è un altro con le pipe, le varie cose. Io vorrei finire almeno il mulino. Vorrei fare questo, più che altro vorrei dargli, ah, bisogno del linen, il lino. Ok, hai bisogno del lino, sì, giustamente, per fare le vele, quindi andiamo a fare il textile workshop e lo costruiamo qui. Prendiamo questo, suppellettili, retting tank, non so cosa sia, ma il loom, so benissimo cos'è, ed è il telaio. Retting tank, ah, per
colorare, okay, le pelli blu. Vediamo se c'è dell'altro. No, direi di no, sembrerebbe di no. Ah, ma stanno diventando molto operativi come laboratori, perché stanno producendo tutto molto velocemente. Al momento non credo ci siano i nemici, quindi per questo io non so dirvi il prezzo, non so dirvi nulla del gioco, più di quanto non stiamo guardando, perché il gioco deve ancora uscire. Ma sarà da tenere d'occhio, perché se hanno passato il Kickstarter, sono passati 3 anni, comunque il gioco ci saranno stati dietro. Quindi io mi aspetterei nel giro di qualche mese qualche aggiornamento importante, e spero tra altrettanti 3 anni di trovare questo gioco bello, bello bello, come tanti altri del genere lo sono diventati, tra cui mi viene in mente un Foundation, appunto un Rimworld e così via. Adesso aspettiamo la fine dei lavori qui. Vorrei almeno finire di vedere il mulino. In attesa di maggiore disponibilità di linen. Ma il linen io come cacchio lo ottengo? Crafting. Linen maintaining. Hemp fiber. Sì, devi assolutamente farmi questo. E per fare le fibre devi raccogliere, credo. Quindi... fibre come cacchio si fanno? Vediamo se... guardate, rimuovete tutto questo, magari mi tengono le fibre. Vediamo un po' risorse. No. I semi sono generali, quindi credo che tenga conto di poco. Questo cespuglio. Ma non ha accesso all'acqua, ha smesso di crescere. Boh, non lo so. Adesso cerco di recuperare, vediamo se c'è modo di... eh no, raccoglie, non c'è niente qua. Ah, posso fargli l'irrigation, quindi praticamente posso bagnare il cespuglio con l'acqua, andare a prendere l'acqua, ma... vediamo se posso fare qualcosa. Qua no. Qua è un fibre. Ma fammele. No, non farmi le corde, fammi... perché più avanti comunque io non vedo nulla con cui fare il lino. Ah, qua hanno messo i semi. Ah, qua stiamo producendo bene, dai, non è male. Per quanto sia inguardabile il tutto il pavimento qua in total per settler. No, ma non mantenermi, sei... voglio che proprio... ah, qua vabbè, posso dirgli mantienine 6 in totale o 6 per settler. Sì, ma in realtà a me serve questo e anche il pozzo, quindi mi piacerebbe ottenere del lino. Adesso non so se esista qualcos'altro per, come zona per produrre il lino nello specifico, ma non credo. Cantiere, campo da coltivare, falegnameria, segheria, lavoratore, cimitero. Facciamo anche il cimitero, dai, facciamo qua in questo bel campo qui. Può costruire un sarcofago, una tomba. Sì, beh, ma non voglio renderli tristi subito. Bravery. La birreria vicino al cimitero per dimenticare in fretta. Il barile d'acqua, la stazione per fare il malto, questo non so cosa sia, il tank di fermentazione, cioè magari pecca su alcune cose semplici, ma poi ci mette tutta questa passione nel fare la birreria, cioè l'armeria anche, quindi tecnicamente l'armeria la mettiamo qua tutto all'aperto, ma dovrà spostare tutto dentro la montagna. Fletcher's Bench per fare le frecce. Va bene, tutto qua, non c'è moltissimo. Cucina abbiamo fatto, no? Dovremmo aver fatto praticamente tutto. Magazzino, abbiamo piazzato tutto. Niente, mi mancherà sicuramente la
Coltivatore, pescatore, cacciatore, tagliapietra, chef, fab, brewer. Brewer. Non c'è nessuno che mi fa il salto, allora. Chef. No? Tagliapietra, pescatore. Fab. Però in realtà non è quello. Hemp fibre. Niente, dovrò recuperare le fibre. Devo capire un attimo. Mi hanno fatto il terreno, vedete, per bagnare. L'irrigazione. Quindi posso irrigare i campi poi anche in questo modo. E non riesco proprio a capire adesso come fare il resto. Comunque, ragazzi, questo è un gioco davvero, davvero interessante. King Under the Mountain. Spero di farvi cosa gradita ad avervi fatto questo reminder dopo 3 anni, anche perché da qui a 3 anni tanta gente è arrivata e magari sul canale e non ha visto il video precedente. Comunque non guardatelo, perché questo è un riassunto di quello che abbiamo visto la volta scorsa. Abbiamo visto un po' di alcune novità, lo abbiamo iniziato a provare. Ovviamente non è un gioco per tutti, dovete essere appassionati di base building e sempre alla ricerca di un qualcosa di alternativo a quello che è un Rimworld, che lì è piuttosto futuristico, qua invece è medievale fantasy. Comunque non mancate qua sotto di lasciarmi il vostro commento, il vostro parere. Noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.